comandante della capitaneria che parla con invece quella testa di cazzo di Schettino, che era il comandante invece della Concordia, all'isola del Giglio. Che parla, gli urla. Che, sì, sì, diciamo che il comandante della capitaneria era piuttosto incazzato. E c'aveva due palle immense. E praticamente fa un mega cazziatone mentre quello scemo scappa dalla nave per tornarsene a casa. Ma voi vi rendete conto? Cioè, questo fa un danno, rischia di ammazzare 4.000 persone, sale sulla lancia, che non è la macchina della Fiat, è una barca che serve per arrivare a terra dalle navi, e cerca di scapparsene. Riescono a recuperarlo e questo è un pezzettino della telefonata. Aspetta, ma lui voleva andare a terra, però in Croazia voleva andare. Voleva scappare, sto pezzo di merda. Sentiamola, vai Pippo. Pronto? Sì, buonasera, come va? Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina, va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Lei vada a bordo. Madonna, che numero uno è? Io voglio Schettino in galera e quell'altro invece lo voglio vedere, cazzo, voglio una statua in Duomo a Milano. La cosa bella è che lui diceva sto coordinando la spiaggia, un attimo che sto mettendo. Allora, bikini da una parte e pezzi uniti dall'altra. Come si fa? Vaffanculo. 105 Zoo, only for you, only for you, only for you.